Una giornata di educazione ambientale alla riscoperta di antichi tracciati e di antichi mestieri. Novacco ed il Cammino del Legno è la manifestazione svoltasi mercoledì 17 ottobre nello splendido scenario di uno dei più bei pianori del comune di Saracena, durante la quale è stato inaugurato un sentiero che riporta alla luce i resti dell'antico percorso della Ruhepping, società italo-tedesca che nei primi decenni del Novecento fu artefice proprio nel territorio di Saracena di un intenso sfruttamento boschivo. La giornata, alla quale hanno preso parte il sindaco della città Mario Albino Gagliardi, il presidente del Parco Nazionale del Pollino Domenico Pappaterra, il direttore dell'ente Annibale Formica e gli allievi dell'Istituto Comprensivo Primo Levi di Saracena, rientra nel progetto di educazione ambientale Share Wood, inserito a sua volta nel programma europeo Robin Wood, che promuove un approccio multifunzionale alle foreste attraverso la gestione sostenibile del patrimonio naturale. Il Parco del Pollino partecipa in qualità di partner, proponendo un piano di lavoro fondato sulla valorizzazione paesaggistica, culturale e ricreativa del territorio attraverso iniziative rivolte alle scuole, ai turisti e all'intera comunità locale. Sì, è un grande progetto di cooperazione internazionale. Qui sono presenti delegazioni della Finlandia, della Francia, della Romania, della provincia di Savona, c'è il Parco del Pollino e devo dire anche un ottimo coordinamento della Regione Calabria. Questo anche a dimostrazione che quando i progetti sono fatti seriamente funzionano. Poi qui noi puntiamo alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio boschivo. Il sentiero che noi abbiamo riscoperto e che oggi forniamo alle scuole ci fa rivivere la storia del secolo scorso, quando questi luoghi erano luoghi di attrazione e di grande attrattività economica. Qui si lavorava il bosco, si scendeva la legna a valle per realizzare nel nostro paese le grandi opere di civiltà che mancavano. Un progetto importante dunque, anche da un punto di vista didattico. Abbiamo concluso un'esperienza eccezionale anche in rapporto alle esperienze fatte altrove, in Romania, in Finlandia, eccetera, e poi soprattutto portando a compimento un desiderio nostro che era quello di coniugare natura e cultura attraverso un'operazione di educazione ambientale che si può facilmente comprendere attraverso la visita del sentiero. Sindaco, il Comune di Saracena con il sentiero del Cammino del Legno implementa la sua offerta turistica naturalistica? Sì, implementa e la qualifica perché è uno strumento che agevola la visita dei luoghi, oltre che può essere anche un elemento attrattivo per le scolaresche e sempre di più per un turismo specializzato di qualità. Noi puntiamo sul turismo di qualità, cioè non solo che le persone vengano, ma che vengano quelle persone realmente interessate a questo grande patrimonio naturalistico. Il progetto, presentato martedì 16 ottobre presso la sede del Parco Nazionale del Pollino a Rotonda, coinvolge, oltre allo stesso parco, la provincia di Savona, l'Ufficio Nazionale delle Foreste della regione del Limousin in Francia, il comune di Ciumani in Romania e la regione di Kaun in Finlandia. Ognuno dei partner porta avanti sul proprio territorio, come ha ampiamente spiegato Laurent Rivière, animatore della Carta Forestale dei Pays de Guéret, nonché coordinatore del progetto, un programma di educazione ambientale basato sulla gestione forestale sostenibile. L'evento finale del progetto conferma che appunto Sherwood è stato un progetto molto valido e col quale sono stati raggiunti risultati importanti. Abbiamo scambiato molte buone pratiche tra i partner identificate all'inizio del progetto. Successivamente abbiamo costruito insieme una serie di strumenti comuni che poi sono stati adattati su ogni territorio coinvolto nel progetto. Siamo contenti di poter visitare anche il Pollino, così come abbiamo visitato gli altri territori dei partner, perché ciascun territorio può apportare una serie di conoscenze e buone pratiche molto utili e quindi è molto interessante. È molto importante visitare i territori coinvolti ed è importante rendersi poi conto nella pratica delle attività realizzate e delle buone pratiche scambiate tra i partner. Ed è anche molto importante visitare gli altri territori per comprendere i diversi punti di vista e quindi migliorarsi poi nel proprio territorio in base a questo.
Apprezzando le buone pratiche attuate dal Parco del Pollino in relazione soprattutto al piano antincendio, lo stesso Loren lancia la proposta e l'auspicio di una futura collaborazione tra i diversi partner, sottolineando l'importanza didattica del progetto ed il contributo che adesso possono dare le scuole. Molto interessante per loro, sono state interessanti due delle buone pratiche presentate dal Pollino, l'antincendio, il tema dell'antincendio e l'educazione ambientale verso gli studenti e i ragazzi in generale. Ad esempio per loro è stato molto interessante riguardo all'antincendio poter implementare nel loro territorio una serie di meeting e di incontri con gli stakeholder del loro territorio, così come era stato fatto qui nel Parco del Pollino con gli abitanti e i nostri stakeholder. Il team del Pollino è stato in grado nel corso del progetto, proprio grazie all'approfondita conoscenza del territorio, di prendere dai vari partner ciò che poteva essere utile e adattarlo al proprio territorio. Lui spera che ci possa essere un futuro, tanto è vero che ha portato qui già una proposta di una futura collaborazione e insieme cercheremo di costruire una piccola partnership per continuare in qualche modo il progetto avviato con Sherwood. L'idea sarebbe quella di scegliere in ogni territorio una scuola e coinvolgerla in questo progetto attraverso soprattutto la comunicazione via internet, quindi uno scambio utilizzando la lingua inglese sui temi dell'ecologia, delle foreste e in generale sull'educazione ambientale.